Sono Sebastiano Ramello, l'autore del romanzo La Maschera, un thriller, un giallo internazionale che ripercorre fatti di attualità per lo più avvenuti tra il 2017 e la fine del 2019. Vi leggo l'introduzione di questo mio libro. Il racconto narra di un complotto internazionale che include fatti di attualità accaduti tra il 2017 e il 2019, indicatori di un importante cambiamento geopolitico al quale hanno preso parte due grandi potenze mondiali, il Nord America e la Cina, ma anche altri stati, quali Francia, Hong Kong, Birmania, Messico, Italia, Olanda, Taiwan e alcuni paesi dell'Africa centrale e del Sud America. Il romanzo si compone di un intreccio di personaggi, di situazioni che si svolgono in azioni differenti, di intrighi, di cospirazioni create dalla fantasia dell'autore, ma che conservano uno sfondo di veridicità, poiché ispirati a vicende reali. Per rendere meglio il carattere di internazionalità degli eventi, l'autore ha voluto riportare alcuni discorsi dei personaggi in lingua originale, seguita dalla traduzione in italiano. L'intenzione di fondo è quella di invitare il lettore a riflettere sugli avvenimenti degli ultimi anni e, in special modo, a considerare come virus letali facciano parte della quotidianità, della ricerca e di come possono essere oggetto di manipolazione da parte dell'uomo. Lo stesso Covid-19 potrebbe essere stato creato in laboratorio per scopi a noi ignoti, anche se è necessario rammentare che spesso la fantasia supera la realtà. L'autore ha dedicato molto tempo alla ricerca di informazioni, documentandosi in modo da poter fornire al lettore elementi spesso non conosciuti in merito agli avvenimenti menzionati. Nel corso della lettura si può scoprire tanto della cultura cinese, ma anche di quella di altri luoghi, quali Birmania e il Nord America. I numeri che si trovano all'interno del libro, per esempio, sono legati proprio alla cultura del paese di mezzo. E mai messi a caso. Un oggetto del passato, ormai quasi dimenticato, assume un ruolo fondamentale nella storia, mettendo in relazione i personaggi principali. All'interno del racconto viene inserita una figura esplicitamente ispirata all'autore, che lo descrive fisicamente e caratterialmente. Ogni luogo, ogni paese descritto all'interno della maschera del mio romanzo è stato da me stesso, visitato e spesso vissuto nei miei trascorsi passati. Buona lettura a tutti, La Maschera, potete trovarlo in qualsiasi libreria italiana, se non negli scaffali potete comunque ordinarlo in libreria oppure attraverso le principali piattaforme online, quali ad esempio Mondadori, Feltrinelli, Amazon, ma anche attraverso il sito internet della casa editrice, la Ecios Edizioni, una casa editrice del Torinese. Ancora buona lettura a tutti. La maschera.